Can't you see he's the man? Let me hear you applaud. He's more than a man, he's a shiny golden god. If you think it's time to fucking rock and fucking roll out of control, well then you know you've got to rock the block. You fucking sock, my fucking cock. Cause when you rule, you fucking school all of the fools out of their jewels. Cause if you think it's time to, if you think it's time to, if you think it's time to fucking rock, he is going to kick your fucking ass. And you know his name is Kyle Gass. Rocking and fucking rolling and fucking rocking and fucking rolling. E siamo tornati, amici del rock, questo è Rock Roll Jungle con Simone Marini e Max Morgante alla parte tecnica, alla regia, per una puntata un po' particolare, una puntata un po' paurosa, visto questo momento post-Halloween, Dia de los Muertos, insomma, serate un po' spooky. E allora siamo qui per tenervi compagnia con un buon rock and roll dal sapore horror. Io comincerei subito con un grande brano, una band pazzesca, che se vi ricordate bene ne abbiamo già parlato l'ultima volta, The Crazy World of Arthur Brown. Arthur Brown, questo personaggio incredibile, ancora oggi calca i palchi di tutto il mondo con le sue performance violente, in qualche modo inaudite, gran guignolesche. Inizialmente addirittura si dava fuoco ai capelli, non so se vi ricordate questa cosa del fuoco ai capelli, in un concerto storico negli Stati Uniti. Uno dei primi si mise uno scolapasta con un liquido infiammabile in testa, a un certo punto gli ha dato fuoco, il liquido infiammabile è colato, stava prendendo fuoco pure lui, un casino, e due poveracci del pubblico l'hanno spento con la birra. Con la birra poi, Sì, la birra serve in questi casi, serve. Che ci fai con l'estintore, sai, ai concerti rock la birra insomma c'è sempre, ma anche qui da noi c'è sempre, e quindi ecco l'hanno spento così. Poi ricordiamo ad esempio nel 1970 la prima edizione del Festival Pop di Palermo, dove si esibirono The Crazy World of Arthur Brown. A un certo punto gli hanno detto sì, però non fare il matto come al solito, qua siamo in Italia, questo è un paese per bene. Era il 1970, lui sì, non farò niente. Invece poi è preso dalla foga, non solo si è dato fuoco, ma si è spogliato nudo. E quindi è stato arrestato dai carabinieri di Palermo. Non so se qualche palermitano è un grande della nostra età o anche più grande ricorderà questo evento. Quindi ecco, The Crazy World of Arthur Brown. Noi di solito non mettiamo la hit più famosa perché non siamo così, no, come dire, telefonati, ma in questo caso telefonati, sì, nel senso, sai, certo, ovvi, ma in questo caso non possiamo esimerci dall'ascoltare Fire, pezzone pauroso del 1968 su Truck Records, addirittura prodotto da Pete Townshend degli Who, quindi grandissimo brano. Che dire, organo Hammond in prima posizione, insomma, Vince che Crane. Ah, insomma che dire .com. Io andrei subito ad ascoltare questo pezzo pauroso per iniziare la puntata. Vai. Saved and earned, but all of it's gone to burn.
Che dire ragazzi, ho la pelle d'oca, mamma mia, un pezzo pauroso. Ringraziamo Ivan che ci contatta e al quale piace la pagina, lo incontriamo sempre in questi clubetti dove andiamo noi a vedere questi concertini un po' paurosi. E si va avanti qui con la puntata Halloween, paura con i Sonics, questa band americana, il garage rock, quelle cose un po' l'Animal House, sai, le confraternite, le festicciole, i Trashmen, i Kicksmen, il frat rock, il rock delle confraternite, no? Ma soprattutto i Sonics, un suono che se ci pensi per il 1964 era un suono fuori di testa, una cosa assurda, non si era mai sentito, questi erano proprio dei pazzi, addirittura c'avevano un sassofono, cosa inedita per l'epoca, suonato da Rob Lind, che tra l'altro è l'unico membro ancora che suona ancora con i Sonics in giro per il mondo. Poi lasciò la band per fare il pilota di aerei in Vietnam. Incredibile. E lì la band si sciolse, ma si sono appunto riformati negli anni 2000. Andiamo ad ascoltare il loro classicone, La Strega, The Witch. Paura ragazzi, La Strega sta arrivando, i Sonics, le streghe sono tornate anche in America con il grande garage rock dei Sonics. Mamma mia ragazzi, a me questa musichetta mi fa proprio una strizza pazzesca, uno dei film più terrificanti della storia del cinema. E siamo qui per la puntata Halloween paurosa, avete sentito i Sonics ragazzi, che tiro mostruoso, sono passati 54 anni e ancora adesso sembra un pezzo incredibilmente avanti, e a questo punto si prosegue, ma qui già tira un venticello un po' pauroso, un po' fantasmatico, sento rumori di catene, gatti neri, specchi rotti e cacchi vari. Esatto. E poi a questo punto, visto che ci accusano, ma voi siete retrogradi, mettete solo musica antica, musica 60-70, non è vero, perché adesso vi stupirò con questo brano, un gruppo che non piace a nessuno dei miei amici, piace solo a me, li difenderò a spada tratta perché sono dei quattoni metallari, ma sono anche dei vecchi volponi del rock. Hanno suonato con tutti, faccio alcuni nomi, hanno suonato con Whitesnake, Guns N' Roses, Motley Crue,
Thin Lizzy, The Cult, Journey. Cioè hanno suonato con tutti, sono praticamente dei turnisti, gente che con gli strumenti ci va anche a letto. A un certo punto hanno detto formiamo una band nostra, ci mettiamo tutti insieme, e hanno fatto The Dead Daisies, le Margherite Morte. E quindi ci sta bene, Margherite Morte. Margherite Morte, uno dei nomi più brutti della storia del rock. Esattamente. Salutiamo Simona che ci sta ascoltando. Simona, ti salutiamo moltissimo. E per chi vuole interagire con noi, oltre su Facebook, nella pagina Rock and Roll Jungle, potete scrivere su WhatsApp a 346-6325-424. Dai, fatevi avanti con i messaggi, ragazzi. Simona, attenta, perché come mi hai detto tu una volta, Halloween non bisogna festeggiarlo perché il diavolo approfitta di ogni occasione per entrare nelle nostre case. Hai capito? Attenzione. Ad Halloween entrano. Potrebbe entrare. Quindi quelli che bussano e te dicono scherzetto, com'è? Dolcetto scherzetto sono dei piccoli diavoli. Esattamente, poi attenzione perché in America ammazzano. Ma attenzione, perché hai visto il film Halloween, pure quello, certo, bella strizza. Certo. Poi se uno dice scherzetto, che succede? Nessuno non ci ha mai provato. Senti, ma tu lo sai che negli Stati Uniti mi raccontavano che se suoni alla porta poi devi fare 4-5 passi indietro. Ah, no, non lo sapevo, perché? Ecco, perché quello ti può sparare. Ma 5 passi non sono abbastanza. Beh, diciamo che una volta hanno trovato uno nella parte del sud, hanno trovato uno nel vialetto ucciso, però era fuori. Allora quello che l'ha ammazzato se l'ha messo dentro. Certo, nel vialetto suo, perché così è legittima difesa. Se negli Stati Uniti sono queste leggi, quindi c'è il rischio che magari fanno fuori pure i ragazzini che vanno a suonare. Ma speriamo di no. Attenzione. Dai, poi tra l'altro è passato, quindi chi? È passato allora, il 31, certo, siamo fuori pericolo. Allora, diciamo, guatti medallari, come diceva il buon Verdone ancora. John Corabi, Marco Mendoza, che appunto già dal nome si capisce che è un po' paesà pure lui. Doug Aldrich, i Dead Daisies. Tra l'altro attenzione perché arrivano in Italia, stanno arrivando in Italia il 9 dicembre a Venezia, il giorno prima addirittura a Fontaneto d'Agogna. Live a Fontaneto, dove sta? Mi sono informato, è in provincia di Novara. Hai capito? Quindi c'è ma perché a Roma non viene nessuno? Cioè, tu vieni in Italia a Fontaneto d'Agogna. Ma io dico, mannaggia, ma è una cosa incredibile proprio. Cioè, il rock ci evita come la peste. Una cosa vabbè, che dobbiamo fare? Ci ascoltiamo i Dead Daisies con Dead and Gone. Tra l'altro significa tipo morto e sepolto, una cosa così. Ci sta benissimo. E vai, questo è forte. Abbassate un po' il volume, vi spacca le orecchie. Metal! Live the way I choose.